Assicurare legalità e trasparenza sui cantieri della trasversale delle Serre, firmati oggi a Catanzaro, due protocolli d'intesa. Jacopo Catarsi. Chiunque partecipi alla progettazione o alla realizzazione di queste opere sarà assoggettato alla normativa antimafia, a prescindere dalla tipologia del contratto e a prescindere dal valore dell'opera. Occhi puntati su possibili infiltrazioni delle mafie per un cantiere che fa gola e di conseguenza l'attenzione anche per i lavoratori, a cominciare dalle modalità di assunzione e l'osservanza degli adempimenti previsti dalla legislazione. Ci sarà una particolare attenzione all'attività di cantiere con attività ispettive che verranno svolte dalle forze di polizia e dall'ispettorato del lavoro. Inoltre ci sarà una particolare attenzione alle condizioni di lavoro. Dopo i tre tratti sotto la provincia di Vibo, i due di Catanzaro, un protocollo sulle grandi opere che il Ministero dell'Interno potrebbe ben presto estendere al resto d'Italia. Un'importanza strategica di un'infrastruttura altrettanto strategica come quella della trasversale delle Serre saranno due protocolli di legalità che metteranno in ben chiaro quali sono le regole. Auspichiamo di arrivare anche come Viminale a fare un protocollo unico che sia uguale per territori come la Calabria piuttosto che altre regioni d'Italia. Il finanziamento per il completamento della bretella per Petrizzi è già arrivato. Per la Gagliato Soverato è stato concluso l'iter sul progetto definitivo, ma mancano ancora 125 milioni di copertura finanziaria. Le procedure di gara verranno attivate sicuramente sul lotto su cui c'è la copertura nel giro di brevissimo periodo per l'ultimo lotto una volta acquisito il completo finanziamento.